Trattativa riservata. Vi sarà capitato a volte di vedere questa dicitura negli annunci immobiliari e vi sarete anche chiesti come mai gli agenti immobiliari decidano di percorrere questa strada e quindi di non comunicare il prezzo dell'immobile. In realtà ci possono essere forse un paio di risposte. Una è che il proprietario chiede espressamente all'agente immobiliare di non esporre il prezzo perché preferisce che il prezzo venga dato solo a chi è effettivamente interessato, quindi di fronte a un concreto interesse. La seconda possibilità è che sia l'agente immobiliare che il proprietario decidano di utilizzare questa come strategia per dare l'impressione che si stia parlando di una casa di un certo livello. Io faccio parte degli agenti immobiliari che preferiscono avere trasparenza e quindi comunicare il prezzo e generalmente cerco di far capire al proprietario che la trattativa riservata a volte può essere controproducente perché può creare un imbarazzo nel compratore che immagina dietro questa dicitura un prezzo fuori dalla sua portata e che magari rinuncia addirittura a telefonarci per chiedere le informazioni. E quindi, ragazzi, preferibilmente, senz'altro, evitiamo di mettere trattativa riservata. Vedrete che si riceveranno molte più telefonate. Voi che cosa ne pensate?